Buonasera, benvenute e benvenuti al sesto appuntamento di comunicazione di servizio, il nostro appuntamento settimanale in diretta su questa pagina Facebook e sul nostro canale YouTube, in cui scambiare quattro chiacchiere con aziende, professionisti, artigiani, mondo del volontariato, artisti, ospiti con cui parlare di comunicazione, di buone prassi e anche per condividere esperienze e buoni consigli. Chi è Patrucco, che ospita questa diretta? Patrucco è uno studio di comunicazione di Torino che da 10 anni si occupa di comunicazione in 3 ambiti, la grafica, il video e il digital nelle diramazioni web e social. Fatta la doverosa presentazione di chi siamo e cosa facciamo, vado subito a introdurre l'ospite di questa sera, che è già collegato, e do subito quindi il benvenuto a Demetrio Labate. Eccolo qua, Demetrio. Ciao Demetrio, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Allora, andiamo subito nel vivo di questa puntata che immagino sarà molto, molto interessante, perché Demetrio è un professionista, si occupa di una cosa molto particolare. Allora, devo dire che il livello, siamo alla sesta puntata, noi abbiamo avuto finora un osteopata, un attore, 2 giornaliste e un commerciale, un amministratore di una rivista, un fotografo. E fin qua sono tutte professioni che si capisce dal termine di cosa si occupano queste persone. E poi un educatore finanziario, che diciamo già è una cosa un po' più complicata. Ma credo che la tua definizione di agilista organizzativo sia un'etichetta molto interessante, e credo che molti si stiano chiedendo: ma che diavolo fa l'agilista organizzativo? E devo dire che in termini comunicativi è già una definizione molto interessante. Quindi ti lascio subito la parola, poi io mi zittisco, così ci racconti chi sei, cosa fai e soprattutto che cosa fa l'agilista organizzativo. Ok, allora prima di tutto buonasera a tutti. Mi chiamo Demetrio Labate, 2 parole su di me. Io sono torinese, ho lavorato i primi 20 anni della mia carriera, ho lavorato nelle risorse umane per aziende che prima erano aziende molto grandi, nell'indotto automobilistico, poi per Olivetti, per Telecom Italia, per poi una seconda parte invece lavorare sempre nell'ambito delle risorse umane, ma su aziende medie, un pochettino diverse, dove la proprietà era un qualcosa di visibile e tangibile. Quindi ho cambiato all'interno di questi 20 anni, ho vissuto un po' il ruolo delle risorse umane in una maniera un pochettino diversa. Cos'è successo dopo questi 20 anni? Ma in realtà il tutto nasce nel 2004, fine 2004, l'azienda in cui lavoravo è stata acquisita da una realtà americana, e il fondatore americano mi chiamò per dire se avevo intenzione di andare ad Amsterdam a 5 giorni per andare a seguire un corso di Olacracy. Io non avevo mai sentito parlare, ma ovviamente dissi: ma sì, ci mancherebbe, vado 5 giorni in Olanda, ad Amsterdam. Ad Amsterdam, non ero mai stato, no? Di solito questa era una roba che da adolescente non avevo mai fatto, ho detto vabbè, lo faccio, passati 40. E diciamo, quindi accettai questa cosa senza saper nulla, quindi con nessuna aspettativa in particolare. Però quei 5 giorni là, siamo a fine 2004, furono dei giorni fondamentali sia nel mio percorso di vita professionale, ma non solo. Quindi, perché uscii dopo quei 5 giorni con tantissimi dubbi, rimettendo un po' in discussione tutto quello che era stato, dal punto di vista professionale, quello che avevo vissuto. Cosa era successo? L'azienda che ci ha acquisito aveva deciso nell'acquisizione, il nostro era un gruppo italiano di origine, ma era un gruppo internazionale, e per l'acquisizione di questo gruppo di adottare dal punto di vista organizzativo, una volta fatta l'acquisizione, adottare un framework, una metodologia nuova, basata su principi molto diversi, che era in modo particolare Olacracy. Quindi, che cos'è in 2 parole? È un framework che si basa su concetti di self-management.
quindi molto diversi da quelli di tipo tradizionale. Quindi immaginate il mio percorso professionale in realtà italiane all'interno di una funzione di risorse umane per 20 anni che vive all'interno di organizzazioni strutturate, molto gerarchiche, dove anche il ruolo delle risorse umane era un ruolo molto che poteva essere vissuto anche in modo molto politico e quindi come detentore spesso è visto come una funzione all'interno dell'azienda che detiene potere, tra virgolette, ecco che invece mi si aprì una finestra, un mondo, no? Mi si aprirono tutta una serie di esperienze, di aziende, che nel resto del mondo, ma già da tantissimi anni, perché poi approfondendo, di là è stato approfondito quel tema, lavoravano in una maniera un pochettino diversa. E quindi ho implementato nella mia azienda, quindi è stata la prima azienda in Italia ad aver implementato questo tipo di organizzazione, e dopo un paio di anni di aver lavorato in questa azienda sentivo la necessità di fare un qualcosa di diverso e quindi di portare questa mia esperienza a fattor comune, quindi amplificarla in un contesto come quello italiano, quindi dove invece applicare concetti così molto più estremi, no? Rispetto a quella che è il messaggio di tipo tradizionale, organizzazione internazionale, era una bella sfida. Di là ho creato quindi con il mio socio una piccola società, siamo una startup che viviamo da un anno e mezzo, che si chiama Leapfrog. E di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo sostanzialmente di aiutare aziende che vogliono affrontare percorsi di trasformazione. Quindi sostanzialmente potrebbe essere una cosa molto tradizionale, cioè una consulenza trasformativa. Il punto invece che non è assolutamente tradizionale, perché ci sono migliaia di aziende che fanno questo, è il modo in cui questa trasformazione viene fatta. Cioè adottando dei modelli che si basano appunto su concetti molto diversi rispetto a quelli tradizionali. Qual è l'assunto di base? Le organizzazioni, diciamo, fino ad oggi si sono mosse secondo meccanismi, lasciatemi dire, molto meccanicistici, che derivano da quella che è stata la prima rivoluzione industriale, e quindi dal taylorismo, no? E a tutt'oggi, io faccio sempre questo esempio, se andiamo a vedere, no? Se andiamo a vedere un prodotto di quando c'era Taylor, faccio vedere, no? Una macchina di quegli anni, e poi faccio vedere la Tesla oggi, oppure faccio vedere quella che era una macchina da scrivere, o quelli che sono un nostro device, come può essere, no? Il nostro device, capiamo, no? In tutti questi anni che evoluzione c'è stata. Ma se voi paragonate e prendete due organigrammi, quindi di una realtà di allora rispetto a di una realtà attuale, con grande sorpresa, se io ve le mettessi assieme e cercassi di chiedervi come sono datati, vedreste che non c'è nessuna differenza. Allora, è chiaro che invece il mondo è drasticamente cambiato, e quindi quello che si nota all'interno delle organizzazioni, proprio perché il mondo è diventato molto più complesso e di difficile gestione, che è un approccio meccanicistico tipico che ha funzionato, per cui non sto demonizzandolo, che ha funzionato su mercati che erano mercati molto facilmente prevedibili, oggi sono dei modelli che in una complessità attuale non riescono più ad ottenere gli stessi risultati. Oggi quello, soprattutto in alcuni dei mercati, quello che un'organizzazione deve avere è un meccanismo di maggiore adattabilità. Quindi l'adattabilità poco si sposa con i concetti tradizionali di gerarchia, comando and control, che sono tipici, no, standardizzazione, che sono tipici di quel momento storico. E quindi cosa fa l'agilista organizzativo o chi fa il lavoro come il mio? Supporta le organizzazioni che sentono un po' questa necessità. Badate bene, è una necessità molto sentita. Cioè, e da cosa si capisce? Dal fatto che comunque c'è un livello, tendenzialmente se voi andate in giro a chiedere alle persone quanto sono, no, felici di andare a lavorare, tendenzialmente è molto minimo, perché la possibilità di supportare, di essere creativi, di dare la propria all'interno di un'azienda è molto minima. E oggi tutto è quasi, voglio dire, diventato commodity, quindi cioè la
il fatto che le persone all'interno, no? Quindi è difficile trovare veramente il prodotto diverso, la differenza la fa come le persone all'interno della tua organizzazione invece sanno cogliere determinati spunti, quindi sono tutti buoni sensori, tra virgolette, sul mercato, e se hanno potere di agire localmente, no? Sulla base di quello che sentono, sulla base delle competenze che hanno, attraverso un meccanismo, che è un meccanismo comunque codificato, senza necessità di scalare e quindi fare i politici, perché spesso nelle nostre aziende, se uno non ha una buona idea, ma si trova nella base della piramide, perché quest'idea diventi un qualcosa, no? Deve essere anche un bravo politico, perché devo presentare al capo, che a quel punto deve avere un interesse a presentarla al suo capo, che a quel punto deve avere l'interesse a presentarla, eccetera, eccetera. No? Quindi questi sistemi, la necessità delle organizzazioni oggi, soprattutto in alcuni casi, è quella di rendere l'organizzazione di per sé più flessibile, più agile. Il tema dell'agilità deriva da quello che è, lasciatemi dire, una metodologia che nasce nel software, no, su come andare a scrivere software in una maniera un po' diversa rispetto a quella tradizionale. In realtà, per chi non è del mestiere, c'è un manifesto che è stato creato nel 2001, dove c'erano proprio quattro principi su questi cui i softwareisti hanno cambiato il modo in cui lo scrivere il software, no? E uno dei quattro principi era rispondere al cambiamento piuttosto che seguire un piano, no? E da là loro hanno creato tutto un movimento, e per cui tutta, diciamo, l'industria del software si è mossa, no? Creando proprio, praticando queste discipline, ma dove? Nella realizzazione di prodotti software. E dentro queste discipline ci sono temi di autogestione, ci sono temi di partecipazione, ci sono principi di trasparenza, che sono tutti i principi che arrivano di là. Ma cosa succede? Queste cose vengono ancora praticate all'interno di una piramide. Quindi magari hai il pezzettino della piramide dove per scrivere quel software uso delle modalità innovative, dove c'è una maggior partecipazione, c'è un tema di adattabilità continua, di riflessione su quello che si sta facendo, ma sul resto dell'organizzazione in pratica questo non si applica. Quindi dal fare, del praticare una disciplina agile per scrivere software, pian piano questo è diventato, si è passato a un concetto di business agility, cioè di praticare queste discipline sulla catena del valore, fino al concetto di adaptive organization, cioè le strutture organizzative stesse sono output di un processo agile. Non so se magari questo, no? E quindi è l'organizzazione che si adatta e può essere modificata rispetto a quello che accadeva prima, dove l'organizzazione tradizionalmente viene disegnata da qualcuno all'esterno di noi, veniamo incasellati in questa rettangolino dell'organigramma, e di là poi quella rimane la nostra gabbia, e l'unico modo che abbiamo per uscire da quella gabbia è cercare di fare un salto al rettangolino superiore. E invece qua il concetto è un po' diverso. Beh, direi che insomma un po' di paletti e di elementi li hai buttati sul tavolo per iniziare a far capire di cosa parleremo oggi. Direi che termini mi vengono in mente, insomma, dei termini che tu hai tirato lì, che saranno un po' il leitmotiv di questa diretta, che cerchiamo poi di mescolare al tema della comunicazione, comunque tradizione versus innovazione, la fluidità, il movimento, la sfida, l'innovazione, appunto la velocità, la gestione del potere, che è sempre un elemento fondamentale, no? anche in aziende molto piccole, però subito queste dinamiche che poi, e poi la staticità da un lato e la velocità dall'altra. C'è già una domanda. Io saluto e ringrazio chi ci sta seguendo. Abbiamo persone fedelissime che sono sempre presenti dalle 18, puntualissime. Questa domanda però aspetta, la farei vedere tra un attimo, perché introdurrei il tema della comunicazione. Poi andrei alla domanda di Maria, che mi sembra interessante per andare un po' nel dettaglio del concreto, di quanto possiamo essere interessati, no, ad affrontare questo argomento. In termini comunicativi, la domanda che noi facciamo sempre, noi siamo un'azienda che si occupa di comunicazione, un'agenzia che cerca di far conoscere la realtà attraverso il processo comunicativo, e noi partiamo da una frase che facciamo sempre vedere, il fronte della nostra card, è molto semplice ma molto realistica: fare bene non basta, bisogna farlo sapere. Ecco,
io ti chiedo che quali azioni fai tu per farti conoscere, soprattutto tenendo conto che si parla di un argomento poco conosciuto, stiamo parlando di una cosa molto pionieristica, no? E aggiungo ancora un elemento, poi ti lascio la parola, che fa da un lato vedere quanto è il livello dei nostri ospiti, perché anche oggi siamo a un livello molto alto, e una novità dei nostri ospiti è il fatto che tu hai tradotto questo libro, quindi uno strumento comunicativo molto concreto, che è quello di un libro. Tu hai tradotto questo libro Holacracy, che è un po' il caposaldo di quanto ci hai raccontato, quindi ti chiedo di raccontarci nel dettaglio come è nata questa esperienza brevemente per la traduzione di questo libro e quali sono le azioni comunicative che tu, come Demetrio Labate, ma anche come Leapfrog, fai e fate per farvi conoscere. Sì, ma hai detto bene, cioè il punto, allora, la nostra è un'attività non facile da raccontare ed è anche molto molto verticale. Allora, quando siamo nati come società, abbiamo pensato che uno dei modi per farci accreditare maggiormente era quello di prendere un libro. In Italia spesso il tradurre, no, dei libri, usiamo sempre la traduzione dei libri, no? E quindi su queste tematiche era molto importante avere il maggior numero di persone che potessero accedere a dei contenuti. E quindi abbiamo deciso che per farci accreditare, per farci conoscere, molto probabilmente un investimento da parte nostra sarebbe stato quello di tradurre il libro di Byron Robertson, che abbiamo conosciuto, eccetera. Quindi abbiamo vissuto un'estate, lo ricordo perché l'abbiamo tradotto io e Andrea all'inizio della società, poi è nata subito dopo, cioè è nata a novembre, e quindi abbiamo passato quell'estate traducendo il libro con grande gioia dei nostri familiari. ma è molto importante perché era un modo, allora, prima di tutto perché quel libro era molto particolare, cioè nel senso che darlo, ne abbiamo parlato anche con l'editore, darlo a un traduttore avremmo un po' snaturato, perché c'era una grammatica, un linguaggio che era difficile da rendere ad un traduttore tradizionale. E quindi l'idea è stata quella di, noi avevamo, sia io sia Andrea Farrell, il mio socio, avevamo invece esperienza diretta, no, di quello che nel libro era scritto, e quindi l'abbiamo tradotto. Traducendolo per noi è stato il primo segnale di comunicazione, no, che ha fatto che al mondo, no, esiste una società che si chiama Leapfrog. Se vedete sul retro della copertina, infatti, c'è il nostro logo. Abbiamo poi, per esempio, avviato alcuni eventi dove l'abbiamo anche presentato. Quindi quello è stato il primo elemento che serviva su queste tematiche di frontiera un minimo accreditarsi, e quindi quella è stata, diciamo, la prima azione, se vogliamo, di comunicazione in quell'ambito. E devo dire che adesso sono passati già più di 2 anni a quel libro è stato tradotto, e tutt'oggi noi riceviamo, no, dei contatti che arrivano direttamente dal libro, no? Per cui dal punto di vista nostro è stato molto interessante la traduzione stessa. Quindi quello è il primo modo, cosa abbiamo fatto. Poi di solito cosa facciamo per comunicare? Noi tendenzialmente siamo in pochi, quindi non è che abbiamo uno staff, un ufficio che fa comunicazione per noi. Il canale che utilizziamo è quello di LinkedIn. Noi abbiamo fatto una scelta che è solo di utilizzare solo quel canale. Quindi dal punto di vista dei social non siamo posizionati su Facebook o su altri social network. Perché? Perché per il tipo di messaggio e per il target, in questo momento per noi era molto importante invece avere una presenza su un social network che è tipicamente professionale. Okay? Quindi cosa abbiamo fatto e cosa facciamo sostanzialmente? Scriviamo contenuti, perché la nostra comunicazione deve essere una comunicazione molto di contenuto, cioè l'obiettivo è dare delle indicazioni, perché tutto ciò che sta accadendo, no, su cui noi siamo
tra virgolette, no, sulla frontiera venga in qualche modo messo in luce. E quindi lo facciamo direttamente attraverso i social, quindi attraverso LinkedIn, scrivendo post, facendo dei riferimenti su articoli. Abbiamo, diciamo che il nostro, che la nostra fortuna è che abbiamo una, facciamo parte, lasciami dire, di una community internazionale che ci supporta anche su questo, e quindi quel tipo di social network è il modo più veloce che abbiamo per dare il nostro contributo. Chiaro che poi abbiamo un sito, ma il sito è solo... lasciatemi dire, un qualcosa che serve, perché una volta, perché dà delle informazioni un pochettino più statiche, ma il modo in cui attraverso noi attraverso cui comunichiamo è quello. Poi sostanzialmente partecipiamo a queste attività che facciamo proprio perché portiamo dei temi innovativi, spesso siamo invitati, no, anche come traduttori del libro, a parlare magari in, in degli eventi o delle conferenze dove magari... questi temi vengono affrontati. Quindi quello è un altro tema. E poco, però, anche magari utilizziamo dei webinar dove magari andiamo, l'ultimo che abbiamo fatto è stato una settimana fa, dove portiamo magari esperienze di vita vissuta, magari di nostri clienti o di partner, magari italiani o europei, che con noi hanno lavorato. Perché la cosa difficile da comunicare è qua, è su due livelli, cioè c'è il livello cognitivo, per cui uno può tradurre libri, può scrivere, può fare tante cose ed è giusto che le faccia. Ma questo, quello che andiamo noi a fare, poi lo capisci sostanzialmente nel momento in cui dalla fase cognitiva diventa una piccola esperienza, no? Devi iniziare a praticare alcune cose. E quindi, per esempio, abbiamo delle occasioni in cui facciamo sperimentare alcune di queste situazioni anche in contesti simulati. Quello può essere un elemento per chi non conosce, proprio perché molto spesso non è soltanto a livello cognitivo che queste cose, no? Perché magari a livello cognitivo arriva, magari subito uno dice no, bellissimo, lo facciamo, non capendo che in realtà sono molto difficili queste cose, questi passaggi, no? Sono molto complessi, iniziando a provarli, no? Magari anche in contesti non reali, si capisce in realtà qual è la difficoltà che aspetta un percorso di trasformazione di questo tipo, e di là quindi si acquisisce un maggior livello di consapevolezza prima di partire. Quindi, sostanzialmente questo è il modo in cui comunichiamo. È interessante, due elementi mi vengono da sottolineare. Uno, la scelta appunto di tradurre un libro, di farlo voi, come hai detto, perché la conoscenza della terminologia non poteva essere demandata a un traduttore neofita rispetto all'argomento, però è interessante che utilizzate uno strumento che, se vogliamo, non è così smart, così digitale, così immediato, perché è proprio un libro che non puoi leggere alla sera sul comodino, ma necessita di attenzione, no? E comunque è molto interessante, perché poi ti prende, devi dedicarci il suo tempo, non è che te la cavi come leggendo su uno smartphone mentre sei in metropolitana per andare al lavoro. E l'altro tema è quello dei social, perché oggi si parla tanto di questi social, del mondo social, facendo un tutt'uno, no? Ma esistono tanti social che si differenziano tanto, e la vostra scelta di puntare su un social, perché il target che avete di riferimento è molto specifico, fa capire come ogni social è a sé, ha un suo pubblico di riferimento, una sua modalità di comunicazione, un suo tipo di vocabolario, no? Quindi voi non usate foto, non usate immagini, video, usate la parola, usate il testo, usate l'articolo, quindi una cosa molto scientifica, anche professionale, e questo è molto interessante. A volte i clienti da noi arrivano e magari vogliono aprire tutti i social, ma a monte bisogna fare un ragionamento su chi è il destinatario dell'informazione che tu vuoi veicolare. Prima di proseguire sul tema della comunicazione, passerei questo intervento di Maria, che è interessante. Tu hai parlato prima delle grandi aziende, no? In cui non conosci il capo. Tu hai detto in questa azienda in cui hai lavorato sei arrivato a conoscere il tuo capo. Quindi Maria dice che ha lavorato per quasi 42 anni alla Fiat, FCA è arrivata negli ultimi anni, e il termine risorsa umana la fa un po' rabbrividire.
Me ne fa una ragione. Al di questo ritengo il tuo lavoro molto utile, interessante e che potrebbe fare la differenza nei rapporti tra lavoratori. Ecco, questo secondo me è il termine che dà onore. Io credo che il lavoratore sia il fulcro di tutto il ragionamento. No, ma ha ragione, nel senso che la risorsa umana deriva appunto da quello che è l'approccio tradizionale tayloristico, da questo punto di vista. È una risorsa, no, come altre che ce ne sono, che va veicolata per arrivare a cosa? A produrre, a fare profitto, no? Quindi, questo è chiarissimo. Infatti, poi negli ultimi anni un po' si è abbandonato, però l'ho detto appositamente perché questa è la logica con cui le risorse umane, no, lavorano all'interno delle aziende, quindi molto tradizionali. Anche se oggi stanno cercando magari di dare altri nomi, no? Si parla molto di people, si impone un po' più l'accento sulla persona piuttosto che sul termine risorsa. Però lasciatemi dire, dalla mia esperienza, anche soprattutto facendo questo mestiere, devo dire che come interlocutore, quello delle, chiamiamole con il nome tradizionale, delle risorse umane, è quello ancora più lontano a queste tematiche. Cioè, mi spiego meglio, proprio perché ancora è una funzione, no, un pochettino da cui io arrivo, no, in cui è un pochettino più indietro rispetto alle altre. Cioè, l'interesse arriva da altre funzioni, da funzioni che magari sono sul campo, capiscono che hanno un potenziale delle persone che devono ottimizzare e che non, oppure che non riescono, no? A volte spesso ci arriva la necessità di trattenere, anche nonostante ci sia la volontà. Faccio degli esempi, no? Magari c'è la volontà, cioè, se io sono capo, a volte, anche se non lo voglio e delego il più possibile, sono il collo di bottiglia di una serie di decisioni e quindi creo frustrazione. E il sistema che ho di per sé, nonostante io magari abbia la buona volontà, è il sistema che c'è dietro come funzione tale che comunque blocca tutto. Quindi la funzione che dovrebbe aiutare a supportare questo, spesso su queste tematiche è un po' assente, quindi sono d'accordo con quello che dice Maria. È chiaro che in quello che facciamo noi l'approccio è molto più inclusivo, cioè le persone sostanzialmente mettono a disposizione più talento all'interno dell'azienda se lo vogliono mettere, attenzione, perché poi non è obbligatorio, nel senso che con questi meccanismi cosa succede di fatto? Che layer, lo strato dei manager lasciano più spazio che deve essere occupato da quelli che in un'organizzazione tradizionale sono sotto. Ma non tutti poi nella pratica, no? Perché cioè, sempre tutti si lamentano, no? È tipico poi soprattutto da noi in Italia, no? Ah, perché tanto fa tutto lui, non mi fa decidere. Quando tu applichi meccanismi di questo tipo, attenzione, perché non tutti quello spazio vanno a prenderselo, eh? Perché poi è vero che tutti dicono che non vogliono avere il capo, che gli rompe le scatole, e poi fa comodo. Perché comunque qualcuno che ti dice cosa fare, è qualcuno che si prende la responsabilità e non te la prendi tu. Quindi scardinare questi tipi di meccanismi non è assolutamente banale e semplice. Però se tu questo spazio, se tu sei all'interno di un'organizzazione e dove questo spazio lo vuoi prendere, questi meccanismi sono incredibili e quindi danno la possibilità, per tornare a quello che diceva Maria, no, di poter esprimersi molto di più per quello che deve essere quello che noi chiamiamo il purpose, no, l'obiettivo, no, del tuo team o della tua organizzazione. E quindi questo è un po'. Io mi sto segnando delle parole chiave perché secondo me sono interessanti alcune proprio terminologie che tu metti, che secondo me affascinano. Parole molto semplici, ma il fatto di scardinare il fatto del talento, quindi il talento di chi lavora, no? Di farlo emergere, dare spazio, il potersi esprimere, sono tutte cose molto interessanti. Ho una domanda sempre sul tema comunicativo, per andare più lì dentro di come voi usate la comunicazione, però c'è un intervento di Gianluca, perché l'obiettivo comunque della nostra diretta è di interagire molto con chi ci segue. Gianluca Gambino, che è stato nostro ospite come attore, e infatti
il riferimento che fa è quello cinematografico, ma non solo cinematografico, perché cita Paolo Villaggio, quindi un'istituzione a livello italiano, proprio della nostra società. Dice: penso a Paolo Villaggio a quanto della vecchia struttura aziendale debba la fortuna del suo personaggio. Il fatto, per esempio, che l'impiegato non avesse mai visto il direttore, non il mega direttore, l'avesse soltanto immaginato. Credo che lì sia proprio l'apoteosi del modello tradizionale, verticale, assoluto, il potere. No, è assolutamente vero. Se lo vediamo da questo punto di vista, meglio che ci sia stato, perché se no non saremmo riusciti ad avere Paolo Villaggio e Fantozzi. No, però è così. Cioè, questo adesso, per chi vive in azienda, cioè, non sono cose così distanti, soprattutto in grandi aziende, no? E quindi, poi non è detto che in un'organizzazione, però vorrei anche fare questa precisazione, magari non è detto che in un'organizzazione che si muove secondo logiche del self management, il direttore, no? Magari non lo vedi, perché un po' la prospettiva è un pochettino diversa, però quello che tu puoi fare è diverso lo spazio che tu hai, perché in Paolo Villaggio era evidente, no? quanto spazio lui potesse avere. Quindi magari il direttore, se sei in una realtà che si muove secondo questi meccanismi, magari lo vedi, magari, perché non vederlo vabbè, perché di solito ci sono momenti, ecco, se entriamo un po' più nel merito, ci sono dei principi che hanno queste organizzazioni che possono essere comuni, che sono i principi della trasparenza. Quindi la trasparenza vuol dire dare delle informazioni, quindi ricevere informazioni che possono essere di alto livello, ma anche informazioni tra colleghi. Cioè c'è un tema di trasparenza su quelle che sono le mie responsabilità, su quello che devo fare, c'è un tema di trasparenza su se devo fare qualcosa e non la faccio, ti faccio vedere perché non la faccio, perché definisco delle priorità di tipo diverso, no? Quindi il tema della trasparenza è uno degli elementi. Ci sono principi della distribuzione dell'autorità, no? E che quindi che è molto diverso rispetto ai principi di tipo tradizionale, che però in discussione tutta una serie di responsabilità, come cambia il concetto di responsabilità, quindi c'è una partecipazione attiva al lavoro che è molto diversa, no? Rispetto a quella richiesta in un'organizzazione tradizionale, dove aspetto quello che mi devono chiedere, devono fare, mi dicono l'ho finito, l'ho fatto, posso andare. In quel caso il lavoro lo misuro ad ore a cui scambio il valore rispetto a quello che faccio, in altri casi lo misuro in una maniera diversa, ma non sto dando un giudizio di valore, che sono proprio modalità molto diverse. C'è un tema, un principio, che tutto si fa sulla base di un proposito che deve essere condiviso un po' da tutti, no? Cioè il proposito, che cos'è? La ragione per la quale l'azienda è al mondo e vuol fare la differenza rispetto al mondo, che non è solo il fare il profitto. Il profitto è un elemento che poi ci dice se questa cosa è vincente oppure no, e cambia la prospettiva, è molto diversa, no? Per cui ed oggi questo è un elemento assolutamente rilevante, lo si vede, perché tutta la comunicazione che stanno facendo aziende che arrivano da questo ambito, in quell'ambito specifico, è molto molto forte. Quindi c'è una presa di coscienza diretta e politica anche rispetto agli impatti che vanno a creare sul mondo, no? E poi c'è tutto un tema anche di quello che noi chiamiamo di apprendimento evolutivo, cioè le organizzazioni di per sé apprendono e cambiano sulla base dell'apprendimento. Cioè, quindi ci sono momenti in cui ci si guarda indietro e si invece, cosa che oggi nelle organizzazioni, quello è uno degli elementi su cui le organizzazioni, cioè per esempio la stratificazione delle informazioni, non ci chiediamo mai come mai facciamo alcune cose. Ah, le abbiamo sempre fatte, le abbiamo fatte così, no? Avere dei momenti in cui si guarda indietro, che serve ancora oggi nel nostro contesto, possiamo andarlo a cambiare, no? E questo dà libera un potenziale all'interno delle organizzazioni che è enorme. Cioè, e questo, la sfida è proprio questa, la sfida il bello, no, di questo mestiere, è che c'è un potenziale delle persone che lavorano all'interno delle nostre organizzazioni che è immenso. Oggi se ne utilizza una quantità
scelta che è veramente molto minima, e per fare la differenza, ma non solo all'interno dell'azienda, ma all'interno del sistema e del mondo, se non la liberiamo, questa roba qua, non riusciremo a fare quel salto, no? Che oggi è richiesto di fare un po' a tutti. Certo. Potenziale, un'altra bella parola. Rimanendo in ambito comunicativo, però tu hai parlato di informazioni. Mi viene da chiederti come funziona la comunicazione nelle aziende, come vedi questo passaggio di informazioni, il canale comunicativo, e quanto voi ci lavorate su questo pezzo. Ma questo è un tema molto, molto delicato, nel senso che... Ti fermo un secondo, perché ti porto una nostra esperienza. Molto spesso organizzazioni già un po' più grandi, dai 10-15 dipendenti in su, quello che ci dicono è la loro difficoltà a comunicare all'interno dell'organizzazione, cioè a fare in modo che le informazioni vengano condivise tra tutti. Fanno una cosa e poi è più facile che lo sappia all'esterno che non all'interno. Quindi una delle prime cose, obiettivi che si pongono, che ci chiedono di raggiungere, è questo: fare in modo che l'organizzazione sia a conoscenza di quello che accade. Scusa l'interruzione, ma mi sembrava opportuno dare questo elemento. No, è chiarissimo. Allora, quando partiamo, allora guardiamolo nello specifico, cioè cosa succede se un'organizzazione decide di intraprendere un percorso di trasformazione di questo tipo. Quindi guardiamo quella comunicazione là, no? Allora, è certo che è molto delicata. Cioè, prima di tutto, noi tendenzialmente lavoriamo con un approccio pilota. Cioè, prima di andare a trasformare l'organizzazione, siccome lavoriamo secondo, come dicevo prima, modalità di apprendimento evolutivo, noi non facciamo un piano di trasformazione. Noi cominciamo a mettere degli elementi che, lasciatemi dire, quasi vanno a disturbare un po' come l'organizzazione lavorava prima. Si apprende da questo, si capisce, no, cosa succede inserendo elementi nuovi, e sulla base di questo, sulla base dell'esperienza, si raddrizza un pochettino il tiro. Quindi non è che facciamo un piano, tra 2 anni arrivi qua. No, quella è una consulenza di tipo tradizionale, una consulenza organizzativa fatta su altri approcci. Il nostro di solito è attenzione, perché cambiare approccio a queste cose è delicato. Non è detto che la tua organizzazione possa essere pronta, e partiamo magari con un pilota, cioè con un piccolo, proviamo queste cose all'interno di una piccola parte dell'organizzazione. E là la comunicazione è fondamentale, no? Perché immaginati, no, che c'è un gruppo, poi in aziende di solito se un gruppo fa un progetto di questo tipo, subito tutti sanno, no, cosa si sta facendo. Quindi è molto importante, prima di partire, no, veicolare il messaggio corretto, che è un messaggio che sicuramente dice l'azienda sta valutando un modo diverso, no, di organizzarsi, ma e spesso il tema è: ok, perché stiamo facendo questa cosa qua? Perché tutti devono capirlo, non solo quelli che partecipano all'esperimento, ma anche tutto il resto dell'organizzazione, e creare poi, anche perché partendo da un pool di persone che iniziano a sperimentare, cosa succede? Noi lavoriamo spesso che se questa cosa poi funziona, poi diventa attrattiva nei confronti del resto. Cioè, dal punto di vista nostro, se proviamo delle dinamiche nuove, per esempio, come si definisce un meeting secondo delle modalità che sono molto diverse rispetto a quelle di tipo tradizionale, questa cosa funziona, ecco, alla macchinetta del caffè, qualche mese fa, oggi magari... Oggi magari qualche via WhatsApp o qualche via Zoom, chat, esatto, via chat, no? Magari inizia a crearsi un po' quel rumore di fondo, magari la stanno provando qualcosa di nuovo, eccetera, eccetera, no? Per cui è importante comunicare perché si parte, qual è l'obiettivo di un pilota, ma avendo sempre presente qual è invece l'obiettivo finale, no, dell'azienda, no? Avviare un percorso di trasformazione, ma facendolo sulla base magari di un meccanismo
di apprendimento che sarà del tipo diverso. E quindi di solito questa cosa viene concordata, no? Quando, e in questo spesso noi diamo magari un tipo di supporto. Ti faccio un esempio, tanto per capire. Magari creiamo un piccolo evento di 2 ore all'interno dell'azienda, che può essere un caffè oppure virtuale, dove magari facciamo partecipare chiunque sia interessato e che faccia domande magari o a noi o, come spesso accade, magari a persone che insieme, no? In modo a per noi più che siamo gli esperti, persone che stanno sperimentando queste cose, no? Iniziando a dare un primo, no? E iniziando a introdurre un concetto di trasparenza. Quello che sta accadendo là non è un qualcosa di segreto, non è un qualcosa di cui non si può parlare, è un qualcosa di cui si deve parlare. Sta accadendo là e non accade per adesso in tutta l'organizzazione. Perché? Perché l'approccio con cui lo stiamo facendo è un approccio che va per step. Per esempio, se passa questa fase, la fase poi dell'implementazione dal team all'intera organizzazione, quello diventa invece un momento poi molto importante, no? In cui di solito si fa un evento aziendale, in cui si dice, no? Si racconta quali sono gli obiettivi, perché si parte, cosa e si coinvolge, però piuttosto che farlo sempre da esterno, cioè come consulente che arriva e dice quello che deve fare alle aziende, perché noi quello che facciamo non è così, diamo un supporto, ma poi è un po' il tema del fai self-organization e poi dici tu cosa devono fare, no? Quindi è un po', certo, come dicono gli americani, tricky, no? Questa roba. Infatti non siamo noi, spesso siamo noi più come esperti, spesso chi ha provato che passa questo tipo di messaggio. Per cui c'è un momento poi, però è sempre curata e ci deve essere un continuo, come dire, un continuo canale di comunicazione sia formale che informale, no? Che un po' aggiorni il resto dell'organizzazione su quello che si sta facendo. È molto importante per la riuscita, perché questi processi funzionano se sono processi dove in realtà io, come singola persona che lavoro all'interno dell'organizzazione, vedo dei vantaggi, perché se no nessuno cambia, cioè alla fine non funziona top down, non funziona in nessun modo. Cioè, se vedo dei vantaggi, no, affinché, per cui partecipo di più, vedo che il mio lavoro, le dinamiche, se sono peer-to-peer, se io non devo sempre andare dal capo per andare a parlare con qualcuno che sta nell'ufficio di là, ma posso andarci direttamente, e migliorano la mia qualità di vita anche lavorativa, quello è l'elemento che serve per far pian piano fare dei passi avanti. Non è facile, perché sono percorsi assolutamente difficili, complessi, però è quello la finalità, per cui è quello a cui vogliamo arrivare. E quindi poi alimentiamo comunicazione anche interna, no? Informale. La cosa importante è che attraggano, iniziano a parlarsi, e questo è un elemento per noi. E hai degli elementi per dire che in un'organizzazione tradizionale, chiamiamola così, la comunicazione è diversa rispetto a un'organizzazione che invece ha adottato delle modalità moderne, quelle che voi, innovative, quelle che voi... C'è un cambiamento? Eh sì, perché applichi un principio di trasparenza, il primo. Poi la trasparenza c'è a diversi livelli, cioè adesso... ci sono aziende che hanno una trasparenza totale, per cui mettono a disposizione qualsiasi tipo di informazione, e ci sono aziende che invece decidono di adottare, no, magari diversi livelli di trasparenza. Però la trasparenza non è, adesso se voi andate nelle aziende, ma non solo nelle aziende, direi nelle organizzazioni in generale, perché qua non farei una distinzione tra profit e no profit, per cui... i principi della trasparenza nel modo in cui si lavora, che vuol dire trasparenza, avere chiaro dove posso trovare delle informazioni, avere chiaro a chi chiederle, avere la possibilità che se qualcuno mi chiede una cosa, aprire, no, tutte quelle che sono le mie competenze, renderle disponibili a qualcun altro, non è assolutamente un principio banale. Su quello basta quello per andare a trasformare tutta una serie di cose. E quindi se tu applichi questo principio, di per sé rendi la comunicazione, come dire, un elemento fondante. Anzi, la comunicazione, ti faccio un esempio, il ruolo
che nelle organizzazioni tradizionali è uno status, è quello status partito. Nel nostro caso è un'interfaccia di comunicazione il ruolo, cioè diventa visibile a tutti, no? Immaginati un'organizzazione di tipo tradizionale, tu vedi quell'organigramma con delle caselle, poi hai i famosi job description mansionari che sono chiusi nelle human resources, no? Negli uffici delle human resources, che servono solo per fare quello che serve a loro, ma di fatto poi, no? Non sono degli strumenti che vengono usati per lavorare. In questo tipo di organizzazioni diventano visibili a tutti, cioè ci sono piattaforme dove io vado a vedere, ok, ma Francesco Patrucco, clicco e vado a vedere Francesco Patrucco ha questo ruolo, quest'altro ruolo, e che responsabilità? Ah, ok, a lui che posso andare a chiedere determinate cose. Allora, questo è il livello di trasparenza, quindi guarda come cambia il modo in cui si va a comunicare, no? E quindi vado direttamente e magari non ho bisogno di tutta quella sovrastruttura di comunicazione, perché molte cose ce le ho là, devo solo andarle a prendere e utilizzarle. Altro esempio, la trasparenza fa sì che, per esempio, quando tu strutturi dei meeting, che sono meeting magari di allineamento, ci sono delle fasi che allineano un po' tutto il team, e quindi ragioniamo qua non tanto come individuo ma a livello di team, per cui dai degli elementi, magari che sono degli elementi che servono a tutto il team per capire dove sta andando il team, quali sono i risultati che sta facendo, quindi si danno dei KPI, delle metriche che vengono, e magari la riunione è una riunione settimanale, ogni quindicinale, ognuno poi decide come farla, e che ne so, una volta al mese questi elementi vengono messi, no? A fattor comune di tutti. Perché? Perché comunque per riuscire a fare quello che devo fare, per ottemperare le mie responsabilità, devo avere questo tipo di informazioni. Quindi il problema non è soltanto come le metto a disposizione, il problema è che a volte non si mettono neanche a disposizione questo tipo di informazioni, e sono due cose un pochettino diverse. Certo. Sì, sono due livelli diversi. Partirei da questa domanda sempre di Maria, l'ultima domanda che chiede: avete mai organizzato una contabilità o un ufficio amministrativo? Però prima di farti rispondere, mi collego la mia domanda, che potrebbe partire da quello, sì, per chiederti quali sono le organizzazioni che possono riferirsi a voi, che possono chiedere il vostro supporto per decidere di ristrutturarsi e di innovarsi. Quindi chi è che può essere il vostro cliente? E quindi parto dalla domanda di Maria, che poi nello specifico chiede se avete mai organizzato. Sì, rispondiamo anche a Maria. Diciamo che possiamo dire che potrebbero esserci, di solito noi lavoriamo, se devo cercare di schematizzare, di essere sintetico, ci possono essere tre approcci, no? La grande azienda tendenzialmente non si trasforma, cioè pensare che noi riusciamo a trasformare aziende mastodontiche, siamo una realtà di tre persone, eccetera, eccetera, non avrebbe alcun senso. Però cosa fa la grande azienda? Anche perché spesso dietro, cioè non c'è, no, l'obiettivo non è arrivare alle corporation per noi. Ma cosa succede? Che dalle corporation spesso arriva la necessità di far sperimentare alcune parti, magari i team magari più innovativi, no? Che devono lavorare secondo modalità diverse, dove magari la creatività deve essere più immediata, che iniziano a dire, boh, vogliamo provare, loro ci provano spesso con quello noi chiamiamo dei lab, no? Creano una specie di laboratorio, dove in questo laboratorio tendenzialmente spesso è cross-funzionale, quindi prendono funzioni, persone che arrivano da funzioni di tipo diverso, lavorando su un progetto che magari è un progetto specifico importante per l'azienda, e là dicono, vogliamo lavorare in una modalità diversa. Cioè le persone arrivano da diverse realtà, non vogliamo utilizzare il meccanismo tradizionale capo-collaboratore, quindi questa cosa deve avere una forma diversa. E quindi là interveniamo, e quindi per dare dei tool, degli strumenti, e aiutare questo gruppo di progetto, no, a lavorare in una modalità diversa. Queste sono le grandi corporation. E là c'è una,
un apprendimento, no, da parte loro. Là l'obiettivo non è trasformarle, ma è che quando queste persone magari ritornano a casa con delle idee di tipo diverso, e magari prendono alcune pratiche, magari piccole, e iniziano a portarle all'interno, no, di quelle che sono le loro quotidianità, no? E qua c'è un effetto moltiplicatore. Cosa diversa? Secondo step può essere un'azienda, di solito cosa ci arriva? Arrivano anche aziende medie e grandi, spinte magari anche qua dall'idea che c'è un... spesso arrivano devono creare la parte innovativa, sempre arriva da esigenze, lasciatemi dire, un po' meno tradizionali, no? E quindi c'è anche là, voglio provare, cioè devo partire e creare questa nuova funzione, voglio provare a farlo in una modalità diversa. Allora là è diverso, perché là prendo un team che già lavora in modalità di tipo tradizionale, devo, come dire, al suo interno farlo lavorare con modalità diverse, ma l'interfaccia è di tipo tradizionale. Okay, quindi avremo dinamiche di tipo diverso. All'interno di un'organizzazione avremo, no, alcuni team che lavorano al loro interno con modalità diverse, ma l'interfaccia diventa di tipo tradizionale. Oppure abbiamo aziende che sono più aziende in crescita, che magari non all'inizio della startup, perché quando magari sei all'inizio, no, hai l'idea di business, ma quando iniziano a crescere e si pone il problema di come mi organizzo, allora a questo punto queste realtà, che spesso sono, ed è qua la nostra scommessa per il futuro, sono le grandi realtà di domani, queste realtà iniziano a chiedere, ok, ma io non voglio replicare il meccanismo, no, che ho, tra virgolette, subito. E spesso questi imprenditori, no, che iniziano con la startup, si ritrovano anche non volenti ad essere questi colli di bottiglia. Però in questo caso, no, quando le realtà addirittura qua non sono però organizzate, e quindi usare questo approccio serve proprio per dare organizzazione, ma secondo delle metodologie che sono diverse. Questo per quanto riguarda le aziende, però questi approcci sono approcci che si applicano all'organizzazione, non all'azienda. Quindi teoricamente ci è capitato di supportare magari anche delle realtà che erano realtà no profit, no? Perché comunque queste dinamiche, magari nella realtà no profit è molto forte il proposito, cioè è molto chiaro cosa vuol fare, no? Che quindi non è standardizzato come voglio fare profitto, no? Però poi magari nelle dinamiche, se vedete, le dinamiche in cui sono organizzate sono simili e identiche, per cui fanno lo stesso organigramma rispetto a quello che fa Fiat. Le associazioni, no? Poi, fanno quello. Certo. Così, quindi alla fine usano, ma perché? Ma perché ce l'abbiamo, è normale, ce l'abbiamo, arriva dalla nostra cultura, no? Tutto, e se ci pensate, lavora secondo quell'approccio. E quindi in quel tipo di organizzazione magari è più forte, cioè c'è un tema di proposito, di appartenenza che è forte, ma poi alla fine a volte ci sono sempre potere, che è sempre una roba, e poi organizzazione, no? E quindi come ci si organizza. Quindi non cambiano queste dinamiche. È chiaro che però fare un investimento di questo tipo in un'associazione no profit non è così comune. In alcuni casi l'abbiamo fatto anche se nella prima fase della nostra carriera, anche per supportarle senza farci pagare, perché là la cosa importante era iniziare a scardinare anche questo concetto, no? Che questi tipi di approcci sono degli approcci che si applicano soltanto al profit. Non è assolutamente così, ci sono un sacco di esempi, adesso non sto qua a raccontarli. Per cui questo un po', quindi di solito cos'è che spinge? Spinge chi arriva da chi magari sente un po' questo tipo di necessità e non sa bene cosa fare, cioè se devo cambiare approccio, se devo, e soprattutto adesso dopo il periodo Covid, queste cose stanno mettendo in discussione tutta una serie di cose, quindi sì, ma cosa devo fare di diverso, no? E qual è l'alternativa? Oggi è quello il primo punto, nessuno sa quale può essere l'alternativa. Non è detto che quello che facciamo noi siano delle sia la ricetta e la soluzione, ma è un modo diverso a cui iniziare a dare un occhio.
poi da là prendo qualcosa che magari a me serve, magari non prendo tutto, no? Rispetto al mio contesto, a quella, certo, che è la mia situazione culturale, e da là l'utilizzo. Per arrivare a quello che dice Maria, sì, nel senso che dipende, se non siamo mai partiti con un pilota nell'ambito della contabilità, perché quelle sono attività, lasciamo dire, un pochettino più... più standardizzate, no? Però in organizzazioni che poi hanno scalato, quindi sono partite, no, con il primo pilota, magari sulla parte più innovativa, e poi il modello è stato applicato a tutta l'organizzazione, sono arrivati anche negli uffici contabili, negli uffici amministrativi. Quindi sì, è chiaro che là, allora, si lavora, molto probabilmente quello che si osserva in questi casi è che si lavora su due livelli, nell'organizzazione e sull'organizzazione, cioè in questi sistemi tu puoi modificare l'organizzazione, non viene modificata dal capo. Nell'ambito amministrativo contabile di solito c'è una prima fase in cui si assesta un po' tutti i ruoli, tutte le responsabilità, e poi non cambia tantissimo, no? Rispetto a, lasciami dire, un qualcuno che all'interno dell'azienda lavora più a contatto con il cliente, dove là invece le modifiche dell'organizzazione sono molto più richieste. Ma i principi di trasparenza, partecipazione, stanno in qualsiasi parte dell'azienda. Quindi magari usano delle pratiche, ti faccio l'esempio per capire, magari quei meeting strutturati che si fanno, se negli altri ambiti lo si fa una volta ogni settimana perché c'è un continuo aggiornamento, di solito nelle parti più di contabilità e amministrazione magari queste cose vengono fatte, ma con una cadenza magari inferiore, no? Però per esempio sul tema delle metriche diventa un elemento importante, perché spesso no, ci sono un sacco di dati, e a quel punto quello è un momento per iniziare a condividerlo per tutto l'ufficio, non solo per quello che fa il ciclo attivo o quello che fa il ciclo passivo, no? Perché sennò gli uffici di solito è la contabilità, e se io faccio ciclo passivo vedo solo quello, se io faccio... e quindi inizio ad avere un po' pochettino anche di maggior trasparenza rispetto a quello. Allora, il tempo sta viaggiando veloce, siamo già a 56 minuti, insomma siamo quasi verso la conclusione. Io avrei un paio di domande, se mi rispondi velocissimamente avevo una curiosità, però proprio in un minuto, se vi è mai capitato di trovare qualcuno che vi mettesse un po' il bastone tra le ruote, cioè magari quel, anche solo il singolo, che però non aderisse al vostro schema, alla vostra innovazione, anzi cercasse un po' di ostacolarla, no? Proprio perché la tradizione, tutto quello che può implicare un discorso di novità. Assolutamente sì. Cioè, questo... allora, è normale trovare. Assolutamente normale. Ma io voglio dire, ma non perché, attenzione, perché è molto delicato anche qua, mi riferisco soprattutto a delle figure che sono di middle management, no? Allora, andare a dire a queste figure che hanno lavorato magari per tanti anni, hanno costruito il loro percorso professionale, andare a dire da un momento all'altro, quindi mi riferisco non alle aziende nuove, ok? Ma alle aziende di un certo tipo, che a quel punto, no, tutte le persone possono comunicare tra loro che il loro lavoro di per sé, quello di controllo, inizia a non aver più senso, li mette in crisi, giustamente. E non è che questi ti dicono, ah, che bello, bravissimi, no? Quindi qual è il punto? È che questi percorsi vanno, bisogna fare attenzione, bisogna supportare le persone che magari hanno contribuito alla crescita dell'azienda. Quindi se io ho lavorato 15 anni all'interno di un'azienda, adesso l'azienda mi sta dicendo che devo cambiare, però io ho contribuito 15 anni. Se non capisco, spesso l'azienda deve supportare anche l'individuo, no? Una cosa è l'organizzazione, noi distinguiamo, noi lavoriamo sull'organizzazione, ma se tu non supporti e spieghi e fai capire anche a degli individui che magari, perché, e sono veloce, perché magari quella persona era là perché una volta è diventato manager o middle manager, perché una volta era bravo, aveva delle idee, poi per come funziona il nostro sistema di carriera, alla fine per salire devi essere bravo a controllare. Adesso questi sistemi ti dicono, non ci serve più un controllo, cioè il controllo c'è, ma viene fatto in una maniera di tipo diverso, non c'è bisogno del capo che ti controlla. Allora, tu puoi mettere i tuoi talenti, che erano quelli che ti hanno portato su, adesso a disposizione dell'azienda. Puoi avere degli altri ruoli che sono più, magari, strategici, più innovativi.
Però il punto è che magari le persone questa roba qua l'hanno persa, perché no, facendo per 10 anni questo tipo di mestiere, quindi è molto delicato, quindi ci sono, è normale che queste persone ti remino tra virgolette contro, se non li supporti, gli fai capire che hai bisogno di loro, ma con un cappello diverso, perché l'azienda, perché il mondo si sta muovendo, e quindi questo è un elemento, quindi ci sono, sì, fa parte, quindi per darti la risposta, assolutamente sì, troverai un sacco di persone entusiaste, troverai persone che ti remano contro e troverai delle persone neutre, come giusto che sia, perché non è un giudizio di valore, io posso anche decidere di lavorare, scambiare le mie 8 ore per una retribuzione assolutamente legittima, quelle persone là saranno persone di cui l'azienda ha bisogno e che quello spazio non andranno a prenderselo e quindi saranno neutrali. Chiaro che saranno, si auspica che queste saranno il minor numero. Quelle che remano contro si tende, no, a dargli spiegazioni e a portarli dall'altra parte. In alcuni casi questa roba non funziona, magari lasciano loro, molto spesso, perché non sono compatibili con questi tipi di sistema. Invece il valore è che tu, tutte quelle che magari voglia ce l'hanno, no, prendano lo spazio che tu gli dai. Okay. Non so se ti ho risposto. Sì, assolutamente. No, deve essere interessante proprio l'approccio poi con le persone, perché poi cambia da situazione a situazione. Gli ultimi 2 minuti li spenderei per il tema che conclusivo, su cui noi facciamo sempre alcune domande a chi ospitiamo, il tema del Covid, no? Di questa quarantena, di questo lockdown, che ha un po' cambiato la nostra vita. Quindi ti chiedo come, più che chiederti come è stata la tua, il tuo approccio, un po' ce l'ha raccontato di cosa avete fatto in questo periodo, quanto questo periodo, che ha significato comunque cambiamento anche dal punto di vista proprio operativo, cioè il fatto che noi stiamo dialogando insieme ad altre persone attraverso un monitor, ed è una cosa che ci porteremo dietro, per dire una banalità, però quanto questo periodo è funzionale al lavoro che voi fate. Voi proponete un approccio innovativo di cambiamento, e siamo in una situazione di cambiamento. Ecco, ti chiedo anche qua velocissimamente come questi due elementi li stai vivendo e li hai vissuti in questi 3 mesi. Sì, è chiarissimo. Certo che se un'azienda che applicava prima meccanismi di comando e controllo molto rigidi stanno impazzendo adesso, perché lavorano e quindi tutti lasciati a controllare e quindi rendono, no, applicano quelle logiche su dei tool, su degli strumenti anche, no, che non sono quelli tradizionali, quindi vogliono sapere come mai non sei collegato, vogliono report incredibili. È chiaro che questo approccio crasha, no, con tutto, con questo, quindi questa cosa invece, perché non c'è, il punto di fondo è che questi meccanismi si basano su un concetto di fiducia, ok? Quindi se applico, infatti quello che abbiamo notato è che le organizzazioni che già lo applicavano tendenzialmente non hanno subito, perché già lavoravano su questi concetti, ed il fatto che fosse da remoto piuttosto che di persone, è chiaro che c'era la componente umana che chiunque ha patito in questo periodo, ma dal punto di vista lavorativo, essendo il contratto basato sulla fiducia ed essendo anche queste metodologie molto più strutturate, cioè anche i meeting per come vengono fatte hanno proprio una struttura, quindi aiutano molto di più, hanno reagito in maniera molto più naturale, e hanno acquisito adesso un vantaggio secondo me competitivo, perché adesso tutte le altre organizzazioni stanno iniziando a dire: questa roba non funziona, come faccio? O quindi ti fanno sclerare, perché a quel punto a casa tu avevi il figlio, dovevi connetterti, dovevi mandargli il report, tutti i temi di privacy, non privacy, cosa mi controlli, non mi controlli, che in un'organizzazione di questo tipo è tutta burocrazia che non serve a nulla, perché poi si lavora su meccanismi di fiducia dove il risultato poi alla fine che conta, piuttosto che mi sono collegato, ho avuto mezz'ora perché dovevo aiutare mio figlio che era in video lezione, che aveva 9 anni e doveva partire su un PC, no? Adesso sto banalizzando, ma sono cose reali, quindi chi arrivava da quel contesto è successo, quindi da quel contesto è impazzito, perché rispondere a questo, però il punto qual è? Che molto probabilmente non si torna indietro, perché cosa ci ha dimostrato questa cosa? Che molte cose si possono fare, cioè
che si può lavorare anche da remoto e non è che le aziende sono il lavoro si è crollato. Le aziende hanno subito, come noi, tutta una serie di impatti, ma non è che le persone da distante non lavorano. E quindi questo rimetterà sicuramente dal nostro punto di vista una grandissima opportunità per rivedere un pochettino, no, i meccanismi di tipo tradizionale e quindi affacciarsi su delle pratiche che possono essere diverse. Quindi altre due parole interessanti, fiducia, opportunità, insomma, sono, ce li portiamo dietro in questo bagaglio. Avrei tante altre domande, secondo me il tema anche locale, l'Italia, come si approccia a un modello di questo tipo, no? Tu ci hai parlato di un modello americano, quindi con tutto quello che si porta sì. Sarebbe molto interessante affrontare a livello proprio italiano, quindi di costume, di tradizione, insomma, ma il tempo, abbiamo già sforato l'ora di diretta. Io prima di ringraziarti manderei i tuoi contatti, perché credo che l'interesse per il lavoro che fai tu insieme al tuo socio Andrea in LeapFrog sia molto interessante. Personalmente mi piacerebbe approfondire questa cosa, quindi qua ci sono i dati per contattarti, l'email, il sito e la tua pagina, il tuo profilo su LinkedIn, il tuo contatto okay. Su LinkedIn. Faccio ancora il remind del prossimo appuntamento, che ci sarà giovedì prossimo 11 giugno, e ospiteremo una cooperativa sociale, la cooperativa Esserci, quindi sarà interessante anche, appunto, quando parlavi prima di organizzazione no profit, questa è un'organizzazione già di un certo tipo, molto innovativa, perché è una cooperativa mista, sia è un ibrido tra il modello di cooperativa A, che è quello di servizi alle persone, e il modello di cooperativa B, che invece è la cooperativa di produzione, produttiva. Infatti ci racconteranno sia chi sono le persone che seguono i loro progetti, ma anche i due progetti innovativi, un cortometraggio che hanno prodotto e un progetto di agricoltura biologica, quindi sarà un termine molto importante. Porterò delle domande sulla questione organizzativa. Li stimolerò su questo. Io, Demetrio, ti ringrazio. Ci sono anche i ringraziamenti di chi ci ha seguito, ringrazio quindi chi ha seguito la diretta. La diretta è visibile, ovviamente, rimane sui canali social e YouTube nostri. Demetrio, devo dire che hai contribuito a mantenere sempre molto alto il livello delle nostre dirette. Noi siamo molto orgogliosi, perché 6 puntate, ma sono sempre state 6 puntate molto interessanti. Ripeto, abbiamo sforato il tempo che ci eravamo dati e non abbiamo affrontato tutto quello che avremmo voluto, perché le domande c'erano, ma possiamo bissare sicuramente questo incontro. Quando volete, non c'è nessun problema. Io ringrazio tutti voi della pazienza anche, magari c'erano spesso queste cose che creano un sacco di domande, quindi poi sono disponibili anche solo se avete delle curiosità, perché comunque aumentare il livello di consapevolezza su questi temi è uno degli obiettivi che noi ci siamo posti, indipendentemente dal business di per sé, perché è importante, noi riteniamo che il futuro del lavoro passi da qua, e quindi più consapevolezza noi mettiamo su questi temi, più aiuteremo le prossime generazioni ad arrivare in un mondo lavorativo che sarà, spero, migliore di quello che abbiamo vissuto noi fino ad oggi. Speriamo. Io devo dire che in quest'oretta è emersa in maniera lampante ed evidente la passione che metti nel tuo lavoro, io quindi credo, ti rimando questo, metterci passione nel proprio lavoro, credo che sia una cosa enorme, non è da tutti, sei riuscito a trasmetterla, e quindi credo che chi interagisce con te in ambito lavorativo, le organizzazioni che vengono in contatto con te, con il tuo socio Andrea, percepiranno questa passione, quindi non può che essere un qualcosa di produttivo e di efficace nel miglioramento di quello che fanno. Grazie ancora, grazie che ci hai seguito, buona serata, buon weekend che si avvicina, speriamo che la pioggia finisca e a presto. Ciao a tutti. Ciao.